Ciao! Questo è un video che volevo fare da molto tempo. Infatti, da un video breve è diventato un video chilometrico. Perché le pop funk sono sempre aumentate. Tanto che ci ho potuto creare una torre alle mie spalle e una è ancora a farmi da piedistallo. Quindi, comunque, non sono poche. Ovviamente, vi farò un video sezionato perché non mi ricordo cosa ho preso prima o cosa ho preso dopo, ma io mi ricordo la prima e l'ultima, poi le altre no. Quindi andremo a sezioni di prima questo, poi quello. Non contate chi ho preso prima o chi ho preso dopo perché non lo so. Infatti ho l'intenzione di iniziare a comprarle con un minimo di raziocinio, cioè non più. Sicuramente ogni fiera ne compro una, ma non più di una perché sennò devo uscire io di casa e far entrare Pop Funko perché sennò non ci siamo. Già con gli animali, so, vabbè, non diverghiamo. Si dice che gli ultimi saranno i primi e quindi iniziamo da lei. Questa è la ultima Pop Funko che io abbia mai comprato per ora. E per chi non sapesse chi è Elettra Skylar. Per me resta il cognome Skylar, scusate. Comunque, è un personaggio di Hamilton che è un musical fatto dal genio dei musical. Lin-Manuel Miranda è il re Mida dei musical, qualsiasi cosa tocca diventa oro. E quindi ho deciso di comprare per celebrarlo una Pop Funko. L'ho vista, ho detto deve essere mia e l'ho presa. Acquisto impulsivo? Forse. Ho spazio? Assolutamente no. La prendo lo stesso? Sì. La seconda è questa, che sarebbe Eve di Wall-E. L'ho presa al Dromix di quest'anno e mi ero appena vista Wall-E, mi sono innamorata e ho detto no, vabbè, mi sono innamorata di quel film. Anche se avevo già visto, non avevo mai visto con l'ottica di una persona che studia cinema, quindi, cioè, vederlo con quell'ottica mi ha fatto impazzire. E niente, l'ho vista, l'ho dovuta comprare. Torniamo indietro nel tempo, molto indietro, con questa, Tiabini, B.O. Bean. Io mi sono fermata con Disincanto perché io ho fatto un video su YouTube della seconda stagione, mi pare, prima e seconda stagione, e io sono ferma lì perché non ho mai avuto tempo di continuare perché ho visto altre cose che mi hanno prosciugato. Prima o poi continuerò, quindi saprò se bruciarla o meno. No, le prime due stagioni sono belle, quindi questa merita comunque di stare nella mia lista, visto che c'è una serie che si rovina di cui io ho molti, molti, molti articoli. Abbiamo anche Shira. Io amo Shira. Questa è del vecchio, vecchia edizione, io amo quella nuova. Però comunque mi piace. Solo che la scatola si è distrutta perché ha piovuto a Lucca Comics e io l'ho messa in uno zaino senza pensarci. E poi passiamo con l'ultima, non ha una categoria, ovvero Daffy Duck. Amo Daffy Duck, mi ha sempre fatto ridere, mi ha sempre fatto sorridere. Quindi l'ho vista, ho detto no, devi essere mia. Non ricordo a che fiera, di che anno l'ho presa, ma l'ho presa sicuramente a una fiera, perché l'ho presa quando ancora non ne compravo da internet. Prossimo. Adesso passiamo alla sezione DC Comics. La sezione DC Comics non è molto ampia perché io non sono una grande fan. Mi piacciono delle cose specifiche. Per esempio, amo Poison Ivy. Poison Ivy è il mio personaggio preferito di tutta Gotham City, perché amo il motivo per cui fa ciò che fa, amo il suo coso. Poi come l'hanno aggiornata nella serie TV di Harley Quinn, mamma mia, ci ho anche fatto un video. Io amo questo personaggio, l'ho anche cosplayata. Amo, 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 amo. Quindi ho dovuto comprarla appena vista. E poi, quando hai Harley Quinn, come fai a non comprare anche Poison Ivy? Cioè, allora sono coppietta, devi tenerle insieme, se no è brutto. Harley Quinn di Suicide Squad. Cos'è questo grande errore? Suicide Squad, quel film di merda, non l'ho comprata io. Me l'ha regalata mio fratello.
Perché io, anni or solo, sono andata a vedere Suicide Squad perché mi piaceva Harley Quinn. Amavo Harley Quinn, per più di una ragione. Ciao, sono lesbica. Comunque, amavo Harley Quinn. E quindi mi sono detta, no, vabbè. Mio fratello l'ha vista al Romix, credo il nostro primo o secondo Romix, e l'ha dovuta comprare per me. E quindi è un regalo di mio fratello. Oggi, se tornassi indietro, comprerei ancora Harley Quinn? Cioè, di la Suicide Squad? No, la comprerei di qualche altra edizione. Però è comunque bella, è carina. È la mia seconda pop fan come avuta, è bella. Ultima della DC Comics. Ed è, ho preso Poison Ivy, ho preso Harley Quinn. Come fai a non prendere il Joker? Questo non è il Joker del fumetto, è il Joker del 1989. Ma non ho ancora trovato un Joker di The Killing Joke, perché il mio fumetto preferito è The Killing Joke. Io amo The Killing Joke. E volevo qualcosa del Joker. Ho trovato questo, mi sono accontentata, però sto ancora cercando la Pop Funko che mi faccia dire cazzo sì del Joker. Ok. Entriamo nella sezione Disney che avrà delle sottosezioni. E però ci entriamo con il botto! Con l'oro. Questa l'ho comprata a Lucca Comics, quello a cui sono andata con i miei, che è stato il mio primo Lucca Comics, quindi 2 anni fa, 3 anni fa, comunque qualche anno fa. E lo amo. Loro due che sono, che mi ha regalato mia madre. Non mi ricordo manco perché. Comunque mi ha regalato mia madre e sono Chip e Chop o Chip and Dale. Preferisco Chop. Chip e Chop, io vi spiego. Una volta in fiera vidi i due Chip e Chop, non di Kingdom Hearts, ma normali, e dissi li voglio. Andai a chiedere il prezzo, 80 euro. Non ne avevo 80 euro con me. Quindi sono dovuta andare via senza i miei Chip e Chop e mi lamentai. Poi feci una cosa per mia madre, dissi: mamma, comprami il Pop Funko di Chip e Chop. E mia madre mi regalò questi, quindi meravigliosi. Quando ho visto Merlino e Anacleto, o Archimede, se vogliamo usare il termine inglese, Archimedes, non so come cazzo si pronuncia, non potevano non essere nella mia collezione. E anche questi che ho comprati in fiera, non mi ricordo né quando né come né perché, ma mi ricordo che li ho comprati in fiera e loro sono belli. A Look Comics dell'anno scorso ho preso lui insieme al Boogeyman ed è Stitch con la scatola un po' rovinata, ma è il viaggio e è molto carino. Mi piace un casino, è molto bellino. Stitch poi è un personaggio tanto simpatico, quindi ho una bella Pop Funko. Ultimo della Disney, Pinocchio. Pinocchio è il secondo film Disney mai fatto. Questo lo porta molto in alto nella lista dei film belli e quindi è un bel film. E poi mi è piaciuto, quindi quando ho visto Pinocchio mi sono detta voglio averlo. E ho anche un motivo stupido, ma perché la mia Ever After High preferita dopo Sailor Sud è Cedarhood. E non ho mai trovato Cedarhood in vendita, quindi mi ripiego su Pinocchio, suo padre. Per me non è il migliore perché sapete, io ho delle preferenze, però comunque una grande opera. Questa inoltre è la mia primissima Pop Funko. Questa è la causa di tutto quello che state vedendo. Senza di lei non avrei mai iniziato. Per qualche motivo non è bianco, è tipo verdino. E devo dire, tornassi indietro, come Jack Skellington, non prenderei lui, ma prenderei uno magari un po' più particolare, un po' più articolato. Però comunque è il primo Pop Funko, quindi ci sono affezionata e non lo cambierei. È molto bello. Eccomi qui, il Boogeyman o Mr. Bau Bau in italiano. È un bel personaggio, anche questo io avrei preferito quello fatto tutto di insetti che avevo visto una volta da Disney. So che il Disney Store l'hanno chiuso, porca pupazza, e quindi niente, è bello anche questo. Passiamo al mio film Disney preferito. Secondo film Disney preferito.
Alice. Come... Partiamo da un live action e voi direte, come live action? Tu odi live action. Sì, ma questo è l'unico live action che sopporto perché amo il prodotto di base. Anzi, forse è proprio perché Tim Burton ha fatto un buon lavoro a differenza di Dumbo. Quindi, comunque, molto bello. Questo oggi ho preso perché era Flocked, non mi ricordo come cazzo si pronuncia, comunque era pelosetto, e era il... e stavo cercando lo stregatto, non lo trovavo da nessuna parte, e quindi ho trovato questo, che è molto carino, molto bellino, è stato il primo della collezione Alice che io abbia mai preso. E questo è il primo pezzo che io abbia mai comprato online. Io finora avevo sempre comprato fino a questo punto avevo sempre comprato tutto in fiera, però quando ho visto, non mi ricordo manco su che sito, la Regina di Cuori, mi sono detta io la devo prendere, perché non la ritroverò mai più. E infatti non l'ho mai più ritrovata in nessuna fiera. E questo è un pezzo, no, non è un pezzo unico. Però, cioè, questo è tanta roba, perché la Regina di Cuori è un bel pezzo da avere. Mi manca il cappellaio matto, ma lo troverò prima o poi. Un altro pezzo della mia collezione è lui. Ho preso lo stregatto delle Action, quando ho trovato lo stregatto in fiera, questo l'ho trovato... nel reale, cioè quello che per me è lo stregatto vero, no, ho detto no, vabbè, io devo averlo. E anche qui l'ho avuto. Si è un po' rovinata la scatola pure di questo, sfortunatamente, ma è comunque bello, e quindi è bello. Il mio stregatto me lo voglio tatuare, quindi mi voglio tatuare lui, non l'altro. Quindi lui doveva averlo. L'ultimo pezzo della mia collezione di Alice è la stessa Alice. E non un'Alice qualsiasi, ma un'Alice in mezzo ai fiori parlante. Questo l'ho comprato a Rimini Comics, non mi ricordo se dell'anno scorso o di 2 anni fa, comunque ho Rimini Comics, e non sapevo se prenderlo, perché c'è lo schifettino qui, che l'ho dovuto togliere e non si è manco tolto, e poi c'è sopra il coso di trasparente, cioè non sapevo se prenderlo. Poi alla fine l'ho preso e sono fiera di averlo preso, perché una collezione di Alice senza Alice non è una collezione completa. Uno dei miei film Disney preferiti non è a livello di Alice o mi viene solo in inglese perché l'ho scritto in inglese qualche giorno fa, come in... Il Paese del Tesoro, però Incanto, e ne ho due, anche se vorrei ampliare la mia collezione. Abbiamo Luisa, che ho trovato in fiera, e Abuela, che ho trovato sempre in fiera. Usciamo dal mondo Disney e entriamo nel franchise di cui ho tutto, e non è quello che voi vedete alle mie spalle, si vede se alle mie spalle, non me ne ero manco accorta che si vedesse alle mie spalle fino a 3 secondi fa, ma è quello che ho nella scatola, ovvero The Dragon Prince, di cui ho Raila, Callum, Adrian, come cazzo si pronuncia il suo nome, lo sa solo lui, e Zim. Vi dico che io adesso devo ancora vedermi la quarta stagione. Non spoileratemi nei commenti niente, perché io con la terza mi sono innamorata, io li ho amati questi personaggi, se me ne ammazzano anche solo uno, io vado, cerco gli autori e li sgozzo tutti quanti. Franchise di cui ho più componenti, non li ho tutti, ma ho più componenti, ed è un franchise del Trono di Spade, ovvero quello che ho alle mie spalle. Allora, vi dico che sono quasi tutti comprati online, perché io mi sono, quando è uscita l'ottava stagione, io mi sono fissata che li volevo tutti e li ho comprati tutti. Solo che alcuni non sono arrivati. Non è arrivata Daenerys, non è arrivata Cersei, non è arrivato Theon. La montagna non l'ho ordinato, però lo vorrei adesso. Comunque, non sono arrivati. E quindi mi sono detta, vabbè, mi faccio fare il rimborso e li comprerò. Ancora non li ho comprati. Comunque questo è il mio personaggio preferito.
Tyrion è il mio personaggio preferito, è il mio attore preferito in vita, perché il mio attore preferito in assoluto è Robin Williams, però in vita lui è il mio preferito. E niente, andiamo a farvi vedere tutti quanti. Invece di farveli vedere uno alla volta, vi faccio vedere tutto così, perché se ci mettiamo a mostrarveli uno a uno ci mettiamo 8 ore, già sto video sarà lungo un'era. E quindi eccoli qua. Questo me l'hanno regalato a Natale, quindi non l'ho comprato online. E questo qui l'ho comprato in fiera, ecco, uno dei pochi, ed è George Martin, per chi non lo riconoscesse. Quindi l'ultimo pezzo che vi mostro è lei. Come vi ho detto, non era arrivato un po' di personaggi, tra cui Cersei Lannister, che è un personaggio che mi piace un botto. Quindi per Natale mi sono fatta regalare questo, insieme ad altri, Ryla o Callum, credo che l'avete visto nel vlog di Natale, nell'ultimo vlog di Natale che ho fatto. Se non l'avete visto andate a recuperare. Comunque, e questo me lo sono fatto regalare per Natale. E Cersei, adesso mi mancano un po' di personaggi e piano piano li accumulerò tutti, così da non avere più spazio in casa per neanche muovermi. E niente, abbiamo finito. Montagnola di Pop Funko, aggiungendo quelle che mi ero dimenticata, perché alcune me le ero dimenticate. Non so come verrà questo video perché la telecamera ha fatto un pochino di casini. Comunque io e la mia versione Funko vi salutiamo, ovviamente non l'ho inclusa nella mia lista di Pop Funko perché non è una Pop Funko ufficiale, però io e la mia Pop Funko vi salutiamo. Ricordate che i buchi carnivori vi osservano sempre, anche mentre elencate Pop Funko. Se avete anche voi una collezione, ditemi quanti esemplari avete. Se non avete, ditemi quanti ne vorreste. Se pensate che sono soldi sprecati, ditemelo, così facciamo una bella conta insieme di quanti soldi ho speso per tutto questo. E niente.